una ragazza di 29 anni, quindi aveva 19 anni, faceva la badante alla moglie di questo signore che oggi ha 52 anni, la signora è morta, lui si è approfittato di questa situazione, ha tenuto segregata questa donna, ha fatto due figli, addirittura leggevo che cuciva questa donna con la lenza, forse ha letto anche lei questa cosa. Allora, questa era una ragazza rumena che è venuta qui per lavorare, è venuta in questa terra per lavorare, si è trovata in questa situazione. Lo Stato, possibile che nessuno si sia accorto di questa situazione? Cioè, io mi faccio piccolo piccolo quando leggo queste cose, perché non riesco a capire come sia possibile una cosa di questo genere. E mi domando, ma è possibile che oggi, nel 2017, succedano ancora queste cose? Non lo so se anche noi cristiani abbiamo una parte di colpa in tutto questo. Buonasera a tutti, mi chiamo Carmen, sono straniera da provenienza italiana di adozione e io voglio fare solo un ringraziamento fatto da una che tocca con le mani il fenomeno migratorio da 20 anni a questa parte. Grazie alla Chiesa Cattolica, grazie alla Diocesi di Rossano e Cariati che ha innato progetti veri di accoglienza a tutte le persone che arrivano in questo territorio. Grazie di cuore. Sor Lucia, ringrazio la professoressa Martinani perché dopo un po' di anni ci siamo rincontrate e anche lei sa che ci conosciamo nelle Marche diversi anni fa. E, ho letto tante cose che ha scritto, quindi conoscevo già un po' il suo pensiero. Oggi mi trovo in questa diocesi a gestire una casa per ragazze madri. E grazie alla carità di questa diocesi che questo opera va avanti, e in modo particolare attualmente abbiamo una presenza nigeriana e, come dire, mi ritrovo, no, in quello che ci ha raccontato. In modo particolare le vorrei porre domande, una per il rinnovamento spirituale e una per il rinnovamento, diciamo, più mentale. Per il rinnovamento spirituale, come si fa, come facciamo a superare quella sorta di sentimento pietistico, no, nei confronti di persone che per una distorsione mentale consideriamo al di sotto di noi, quasi, no, che avessero bisogno di tutto, tu vieni qua, ti trovi in una situazione di difficoltà minore, io mi devo prendere cura di te. Automaticamente scatta dentro una, così, io sono migliore di te, quasi, no? Perché tu hai bisogno di me. Secondo, il rinnovamento, diciamo così, culturale. Se potesse spendere una parola su questo sistema di accoglienza che ha creato lo Stato italiano in commistione con l'Europa, perché mi sembra che non funzioni molto. Ovvero, per esperienza proprio quotidiana, vediamo che solo chi ha un cuore aperto alla carità e non chi si aggrappa a un sistema fatto di, come dire, di istituzioni che non esistono, può portare avanti una situazione di questo genere. Voglio dire, o facciamo un passo verso una, così, una sistematizzazione regolata di questa situazione di immigrazione, o altrimenti non so dove andremo a finire. Cioè, noi stiamo accogliendo, la diocesi sta accogliendo perché sono persone che hanno aperto il cuore a questo, ma non perché ci sia tutta una struttura sociale, politica, istituzionale che aiuta, per nulla. Io proprio oggi pomeriggio ho avuto un incontro con l'assistente sociale che mi ha ringraziato baciandomi le mani. Mo non è per il ringraziamento a noi, però per dire che anche loro riconoscono questa, diciamo, questa nostra presenza, no? Perché dice, senza questa casa, questa ragazza sta in mezzo alla strada.
Ecco, così, visto che ne sa qualcosa di più di noi, magari ci può illuminare per un buon rinnovamento. Già mi ha dato i tempi. Comincio dall'ultima, per l'igiene mentale, è sempre bene cominciare dagli ultimi. Allora, intanto grazie a te, Carmen, per il tuo grazie. Sor Lucia, come facciamo il rinnovamento spirituale? Io credo che ci sia bisogno di rileggersi un libro dell'Antico Testamento che è molto ma molto illuminante, e lo possiamo rileggere, diciamo, attualizzandolo all'oggi. Ed è un libro che ci fa capire come in realtà noi siamo malati di primità, cioè dobbiamo essere i primi, siamo infetti dalle gerarchie sociali, cioè che ci stanno i primi, dirigenti, il primo ministro, il capo dell'azienda, il preside, poi ci sono i secondi, che sarebbero le insegnanti, poi ci stanno i terzi, che sarebbero i bidelli, però siamo così infetti da questo sistema gerarchico che lo abbiamo anche riprodotto nelle nostre preghiere. Ti preghiamo per il Papa, per i Vescovi, per i presbiteri, voi suore non ci state, e per il popolo di Dio. Cioè siamo malati di primi, secondi, terzi e quarti. Il libro invece che ci può aiutare a capire come questa malattia è la malattia della cecità, si diventa ciechi con questa malattia, è il libro di Tobi. Tenete presente che io non sono teologa, io sono solamente una geografa, politica ed economica, innamorata della parola di Dio. Quindi non posso dire un'infinità di sciocchezze, prendetele così come spunto. Se vi piacciono le prendete, se non vi piacciono non le prendete. Ma non sono teologia. Il libro di cui parlo è Tobi. Tobi vuol dire come sono buono. Era figlio di Tobi El, come è buono El, Dio, il quale poi era figlio di Gabael, Aniel, Asiel, Dio Gabael come grande, Asiel come è provvidente, Aduel come ci dà gioia, la letizia, la gioia del Vangelo, no? Del gaudio, un Dio che ci dà gaudio. Quindi diciamo che aveva avuto antenati che gli avevano tramandato che è Dio il personaggio che è buono, che dà gioia, che dà provvidenza. Improvvisamente, dopo questa storia che assomiglia molto alla nostra storia europea e alle nostre radici cristiane, improvvisamente non è più Tobiel, ma diventa Tobi, come sono buono, come sono civile, come siamo i G7, i grandi sette, tutti cristiani, un poco ortodosso, un poco protestante, un poco cattolici, ma tutti cristiani, i grandi sette. Improvvisamente siamo diventati Tobi. Ora, questo essere diventati Tobi, i primi, i grandi, ci ha fatto diventare ciechi, ecco qua, cioè non vediamo più, non riusciamo a vedere non solo la provvidenza di Dio, l'allegria del Vangelo. Ci deve venire il Papa a dire l'allegria del Vangelo, perché noi l'abbiamo perduta, Evangelii Gaudium, abbiamo perduto l'allegria del Vangelo. Cioè, se non ce lo Dio ricordava lui, era diventato un pesaturo sul Vangelo, detto in napoletano. Allora, queste gerarchie che abbiamo costruito noi, come sono buono, Tobi con il suo nome vuol dire io sono buono, perché il poveretto si dava da fare moltissimo,
Dottorino Bello le avrebbe chiamate, lo dico per l'amico della Caritas, le esuberanze caritative, le chiamate. Allora, se le nostre azioni, anche buone, anche di buona voglia, di buon, che è quello che diceva Suor Lucia, di buon desiderio, però non rispondono alla gloria di Dio, punto. È Dio che sta glorificando attraverso di noi la sua grandezza. Noi non siamo niente, noi siamo piccoli così, noi ce ne siamo andati di testa. E essendocene andati di testa, essendoci diciamo entusiasmati di noi stessi, anche le nostre eucaristie non sono un ringraziamento a Dio misericordioso, buono, provvidente, perché non lo riconosciamo nella nostra storia. Siamo avviliti dai telegiornali e non lo riconosciamo nella nostra storia. Un grazie, perciò dicevo grazie a Carmen, non esce dalla nostra bocca, grazie a Dio. Però non c'è un problema. Topi si inguaia con la moglie perché si incomincia a fare alterchi anche con la moglie, perché dice dove le prendi il carretto, vuoi dire che hai fatto cose che non dovevi fare, insomma, entra in conflitto anche con la moglie. Ma Toby, diventato cieco, sarà guarito. Da chi? Io dico da un marocchino, perché Azzaria è uno all'inizio che mica era angelo, era uno straniero, però che conosceva il paese dove doveva andare, Tobia, il figlio di Tobi. Se voi andate a leggere il saluto di Tobi al figlio che sta partendo e che deve andare a recuperare una certa somma di danaro per poter riprendere le cose in mano, eccetera, e lo affido a questo straniero che poi lo porterà in questo paese, se voi vi leggete come Tobi saluta il figlio, gli mettete le mani in testa, ma è esattamente quello che noi diciamo ai nostri figli. Non fare quello, non fare questo, non fare quell'altro. Abbiamo trasmesso ai nostri figli regole e regolette cristiane, ma non gli abbiamo trasmesso la nostra esperienza di amore con Dio, la nostra esperienza personale di essere salvati da Dio, che non ci siamo messi a riflettere sulle nostre giornate, i nostri mesi, e non abbiamo visto l'intervento di Dio, l'Emmanuele, il Dio con noi, nella nostra vita. Questo dovevamo fare con i nostri figli, semplicemente leggere come l'Emmanuele, Dio, entra nella nostra vita. E già lo aveva fatto Tobi, che aveva appunto consegnato il figlio Tobia a uno straniero che si rivelerà un angelo, Raffaele, Dio guarisce. Allora, in realtà, nelle nostre esuberanze caritative e cristiane, anche nella nostra sequela a Dio, in realtà noi stiamo molto celebrando noi stessi come sono buono, ma poco riconoscendo l'intervento di Dio nella nostra storia. Allora, il libro di Tobi. Ma Gino dice, io sono straniero, mi ha fatto venire in mente, sono andata dopo Siusi, sono andata a Bose, e allora al pranzo, a tavola, ognuno dice, si presenta, e quindi, e si era presentato prima di me uno che aveva detto, io vengo da Tricarico, e uno dentro alla tavola fa, e da laggiù. Poi si era presentato un altro che aveva detto, io vengo da Lecce. Ah, là in fondo, al momento che mi dovevo presentare io, ho detto, io sono Apolide. Basta. Questa collocazione, questa identità specifica, settoriale, regionale, locale, è per basta. Noi apparteniamo alla specie umana. Era utile, serviva nell'Ottocento per costruire le identità nazionali, però attenzione, per costruire l'identità nazionale italiana ci è stata tolta la nostra identità meridionale, non ce lo scordiamo. Quindi poi non è che è stato fatto in modo indenne questo costruire l'identità nazionale,
Alla fine ci hanno detto no, ma non va bene manco più l'identità nazionale, ma dobbiamo essere padani. Un momento, no? Fermatevi. Prima la volete, poi non la volete. Prima recuperate tutto quello che potete, i soldi borbonici e in forza lavoro meridionale, ma non andiamo più bene. E allora forse è arrivato il momento di costruire l'identità di specie umana. Noi siamo apolidi, noi apparteniamo al mondo, fino a quando non sapremo che in un altro mondo esistono anche delle altre persone, e allora potremmo dire noi siamo terrestri e voi siete marziani. Ma anche quello per poco, perché tutto è costruito da Dio. Però, vado alla un minuto qua. Però, cioè, siamo pronti? No, se non facciamo un autorinnovamento spirituale, Gino, non siamo pronti. Mentale e spirituale, cioè utilizzare i nostri neuroni per pensare noi dove? Nelle parrocchie. Le parrocchie sono dei luoghi territoriali ideali per poter mischiati finalmente, senza gerarchie, perché in una parrocchia non ci permettiamo di essere, di dire io sono primo e tu sei secondo, se no giustamente ci caccerebbero, eh? Però in quei posti possiamo ricostruire invece la nostra identità di specie, e possiamo anche ricostruire il nostro autorinnovamento spirituale e mentale. Ricordandoci, Anna, che dove sei, Anna? Che quello che è stato fatto, i crocifissi non nelle scuole, l'albero di Natale non nelle scuole, mica l'hanno fatto gli immigrati. Le ideologie dei partiti che hanno azzuppato il pane, uno pro e uno contro, e prendere voti e dividere ancora di più il paese. Ma non l'hanno fatto gli immigrati. Non si sono mai permessi di fare una cosa del genere loro personalmente. È tutto stato costruito dalle ideologie. E allora, come poter ricostruire, Lucia, visto che poi si arricchiscono i caporali? Dov'è Lucia? Eccola qua. Si arricchiscono i caporali e si arricchiscono altri. Ma c'è stata la modalità. E per di più lo Stato non è vero che deve intervenire, è intervenuto già con delle cose buone, ma non lo sappiamo neanche. Esistono le fattorie sociali che hanno anche dei finanziamenti per fare con degli immigrati delle fattorie e delle cooperative sociali che possano anche essere finanziate. Esistono delle leggi su questo. Quindi noi possiamo tranquillamente fare delle cooperative di immigrati, e io qua propongo, perché non lanciamo una cosa importantissima? Lanciamo il dono di una terra agli agricoltori che sono, già l'aveva fatto Gandhi, e dopo di lui, Vinoba Bhave, aveva lanciato il dono della terra, si chiamava il movimento Bhutan. Che cosa facevano? Gli agricoltori davano un pezzetto di terra che loro non usavano per poterci costruire, per esempio, una cooperativa sociale. È stato fatto in India, nell'India della fame, un pezzetto di terra marginale. Era nel libro di Ruth questo, già si faceva nell'Antico Testamento, e quindi ci sono delle possibilità anche finanziate per fare ciò. E poi si può fare anche utilizzando leggi che esistono per la tutela dei minori, quindi facendo i tutor. Ma come farlo ciò? Io propongo di rilanciare un ministero che è morto. C'ho un minuto? Un minuto ce l'ho? Un ministero che mi farebbe proprio piacere rilanciarlo dal sud più sud, perché questa cosa là in fondo a me mi dà molto fastidio, no? Infatti molto spesso quando mi invitano a Bolzano, a Torino, io dico, niente di meno, là in fondo, restano un momento così perplessi, e io dico, perché dipende da dove è il centro, per me il centro è a Napoli, voi quindi voi state là in fondo. Cioè, spezziamo queste modalità, come? Vorrei tanto che dal sud nascesse la ripresa di un ministero che si chiamava il Ministero dell'Ostiariato.
Quando una volta mi sono trovata a Torino con un gruppo di ragazzi, di studenti, che mi dicevano: bene, qual è la regione più sviluppata d'Italia? Ed io, che sono una provocatrice, dissi: la Calabria. Scusi, professoressa, come ha detto? Scusi, ma lei voleva forse dire il Piemonte, la Lombardia? No, no. La Calabria. Ma cosa dice, professoressa? Dipende da quello che voi mettete nello sviluppo. Io non ci metto i soldi. Io ci metto la capacità di volersi bene, di relazionarsi, la capacità di essere accoglienti. E la Calabria è un paese molto accogliente. È una regione molto accogliente. È un pezzo di territorio fortemente relazionato. Ah, ecco, allora noi ora siamo entrati anche in un'altra cosa, che sviluppo uguale soldi. Non è vero? Anzi, spesso i soldi vanno a scegliere il cervello fuori dalla testa. Ma sviluppo è, come lo chiamava Don Tonino Bello, uno sviluppo con occhi di sud, meridiano. Allora, perché non facciamo nascere di nuovo il Ministero dell'Ostiariato, che è il Ministero del Benvenuto, dell'Accoglienza? Il Papa lo ripropone per tutti quelli che sono gli emarginati e gli scartati. Gli scartati perché per motivi familiari, gli scartati perché poveri, gli scartati perché senza fissa dimora, gli scartati, gli immigrati. Cioè accogliere, organizzare l'accoglienza. Allora, che cosa di meglio che una regione che ha in sé questo gene dell'accoglienza? Che tu non te ne vai da una casa calabrese, io non sono mai stata ospitata così bene come nelle case calabresi, dove sempre mi è stata data la camera padronale, lo dissi ai torinesi: ma se io vengo a casa vostra, voi mi date la vostra camera da letto? Così si va in Calabria. Ecco, allora, noi non dobbiamo avere niente dal nord, non siamo noi che dobbiamo dare al nord il loro ritornare ad essere umani, perché non lo sono più. Hanno dimenticato di essere umani. Tutti quelli del nord, nord d'Italia, nord del mondo, e quindi ci siamo inclusi come nord del mondo, anche noi, cioè siamo entrati nel complesso di topi, dell'essere primi. Qui un ruolo importantissimo, permettetemi, mi scuso qui, ma ce l'hanno le donne. Questa cosa dello schiariato venne fuori da una conferenza che facevamo Monsignor Bregantini ed io per i diaconi, la comunità dei diaconi. E allora a un certo punto venne fuori le spose dei diaconi. E mi sentì un momento a disagio e dissi: come sarebbe a dire le spose dei diaconi? E allora disse: sì, perché? Ma perché non, loro non possono essere loro come donne? E il signor Bregantini dice: ecco, potrebbe essere interessante recuperare lo stiariato. Io non sapevo che era, mi sono messa a studiare e ho visto che niente di meno è un ministero che nasce prima con i chierici, quindi i preti facevano, ma che nasce ancora prima, è un privilegio dato da Costantino il Grande al pontefice per smettere con le persecuzioni e stabilire il pontefice chi apre le porte, come si aprono le porte, cioè erano le chiavi per le chiavi di San Pietro. Sono queste, l'apertura delle porte, che si rifaceva a un dio romano, Giano, che era il dio della guerra e della pace. E attenzione, la porta del tempio si apriva durante le guerre e si chiudeva durante la pace, cioè in tempi di circostanze, in tempi di difficoltà, le porte devono essere aperte. Quindi il Ministero dello Stiariato come ministri del benvenuto a tutti quelli che sono scartati. Perché? Perché questo è lo statuto dei cristiani. Grazie. Grazie. Grazie, perché la seconda parte è stata altrettanto
tanto interessante, bella, coinvolgente quanto la prima, e veramente ci ha dato anche delle indicazioni, delle piste di azione. E grazie professoressa anche per questa grande considerazione che ha dei calabresi. Sì, effettivamente, soprattutto il modello Riace, ecco, secondo me l'accoglienza come è stata fatta e continua ad essere fatta a Riace veramente da esempio. Peccato che non tanti la seguono. E ora la parola al nostro arcivescovo, che anche lui in prima linea, veramente da quando è arrivato, per combattere, no? Per favorire l'accoglienza e combattere la povertà in tutte le sue forme, soprattutto, e anche la povertà sociale e nel senso di solitudine che quella essa deriva. Tante sono le iniziative, abbiamo avuto una testimonianza molto bella da parte di Carmen, che ha ringraziato, quindi anche tra il pubblico questa sera è stato usato come mezzo la testimonianza di quanto la nostra diocesi sia viva, sia vivace, di quante siano le iniziative. E dicevo l'altra sera a Don Pino, durante la riunione della consulta di aggregazione dei cali, però sarebbe anche opportuno che tutti conoscessimo quelle che sono le iniziative, così da sapere quali sono i bisogni e come poter intervenire per appunto autorigenerarci. Quindi proprio un vademecum, chiedo, proprio un vademecum delle cose che si stanno facendo in diocesi, dove sono i migranti ospitati, cosa c'è bisogno, e che venga come dire, diffuso nelle parrocchie, perché spesso non si sa. Perlomeno noi parrocchiani spesso non siamo a conoscenza di ciò che è l'azione della diocesi diocesana. Grazie. Non vi trattengo molto, perché quanto abbiamo ascoltato, se ce lo portiamo a casa, ce lo gustiamo, ci aiuterà a rigenerarci mentalmente e spiritualmente, perché questo è lo scopo di questi incontri: crescere attraverso una rigenerazione interiore, attraverso una riflessione non sterile e puramente concettuale, ma calata nella realtà dell'esistenza. Beh, una delle frasi con cui voi accogliete i richiedenti asilo come me è "bono venuto", no? Bono venuto. E quindi questo ministero di cui parlava, questa ministerialità, questo servizio, no? Dell'aprire le porte, dell'accoglienza, che sono prima le porte del cuore e quindi le porte di casa, le porte della nostra vita, credo che veramente ci appartenga come persone di Calabria, ci appartenga come credenti e cristiani. Non possiamo vivere una missionarietà, come ci stiamo dicendo quest'anno, se non abbiamo il coraggio di aprire le porte di casa, perché quando apriamo le porte di casa ad un altro, quando creiamo accoglienza, accade quello che lei scrive a pagina 30 di questo libro, che a me piace molto perché è molto evocativo. Dice così Giuliano: urgente ripartire dal sublime che è in ciascuno di noi, in tutti gli umani. Se entravate stasera nel progetto Presidio, di sublime, tra virgolette, c'era solo l'odore, no? Apparentemente. Entrando in quel centro, quando siamo entrati anche con Giuliana, c'era un tanfo, c'era la puzza. E noi veniamo subito, come devo dire, evochiamo attraverso queste percezioni sensoriali un'ostilità. E dimentichiamo invece che al di là di quello ci sono i sogni, i desideri, i ricordi, i volti, gli affetti che queste persone si portano dentro. Questo è il sublime, e questa ricchezza di umanità, come veniva detto prima, che trasuda e travolta puzza anche, ma è umanità che tocca anche la nostra vita e ci chiede di essere, come veniva detto nell'intervento iniziale, più umani, cioè più ricchi di una dignità che tutti dobbiamo custodire, e che è la dignità di coloro che non sono chiamati a essere schiavi, sudditi, ma essere figli di Dio ovunque. Allora credo veramente che le parole che abbiamo ascoltato stasera, e soprattutto le parole collegate ai volti, alle storie che noi conosciamo, ci possano aiutare a ripartire da questo luogo con una maggiore forza e una maggiore chiarezza nel volere anche noi aprire le porte della nostra vita a chi incontriamo. Ecco l'augurio che faccio a ciascuno di noi, che faccio alla nostra Chiesa, e che
ecco, accogliendo anche il suggerimento che veniva da Mirella, che ringrazio per questo aver animato la serata, credo che sia opportuno conoscere il lavoro che noi facciamo, no? Fra poco inizieremo alla Casa delle Ragazze Madri un'iniziativa che stiamo studiando con Suor Lucia, che si chiama Un Tè per Te. Un Tè per Te. Cioè, vogliamo provare a fare un incontro intorno ad una tazza di tè per poter capire meglio che cos'è questa casa, chi sono le suore che ci sono dentro, le persone che ci sono dentro, e per vedere di manifestare anche nei confronti di questa realtà che fa un servizio prezioso maggiore vicinanza e solidarietà. Perché loro sono nel centro storico di Rossano, ma poca gente li va a trovare. Ecco, proveremo a fare questo, chiederemo a Suor Lucia di guidarci attraverso un percorso, di aiutarci a riflettere, no? In modo tale che anche attraverso questi luoghi la carità diventi rigenerazione mentale e spirituale, no? Diventi capacità di camminare insieme, capacità di costruire insieme. E fra poco noi inizieremo, anzi io invito chi potrà venire dopodomani nella chiesa di San Bernardino, noi avviamo un altro percorso, se vogliamo anche di ostiariato in questo senso, cioè vogliamo continuare a fare un percorso in cui passiamo dall'io al noi, e sarà l'apertura del presidio di Libera nel territorio di Corigliano, Rossano e Cariati. E quindi abbiamo invitato tutte le associazioni, tutte le realtà che vogliono iniziare questo percorso ad esserci, perché Libera è una rete di associazioni, non è un'associazione. Perché? Perché il nostro territorio venga affrancato attraverso una cultura diversa da ogni forma di sopruso, e soprattutto i nostri giovani trovino segnali di speranza, perché molti dei nostri giovani non sanno a chi rivolgersi, non sanno a chi guardare. E come vedete, queste sono tutte attività, iniziative che speriamo approdino poi verso gennaio-febbraio in un percorso sull'imprenditoria sociale nei confronti dei beni confiscati, sempre curata da Libera, perché noi abbiamo tanti beni confiscati, ma non sempre si sanno. Esempio, io pensavo che ce ne fossero solo alcuni su Rossano. Chiedendo a Libera ci hanno detto che ci sono 69 beni confiscati. E come mai non si sa? Perché non si viene a sapere quali sono? Forse ci sono e non possono essere utilizzati ancora, però è bene saperli quali sono, per poterli aggredire anche, no? Poter fare domande, chiedere, dire scusate, questo pezzo di terra non lo possiamo usare per fare una cooperativa, per fare un'imprenditoria sociale giovanile. Vedete, se non ci muoviamo, se stiamo tutti a casa nostra a prenderci il nostro brodino alle 8 di sera, è chiaro che il mondo va avanti come va. Se ci fidiamo solo della televisione, non muoviamo le gambe, è chiaro che il mondo va come va. Dobbiamo provare a fare qualcosa di più. E allora io auspico anche che ci possa essere, nel più breve tempo possibile, un Debrian che illustri il cammino che stiamo facendo come diocesi, ma non per vantarci, non per sentirci come topi i migliori, ma per capire che ci sono possibilità in cui ciascuno di noi può dare una mano. Questa sera doveva esserci anche Giovanni Fortino per la Migrantes, però proprio perché stiamo facendo questo servizio nei confronti dei migranti, ha dovuto prendere il pulmino ad accompagnare alcune persone sopra, quindi fare da traghetto, sopra Rossano, dove abbiamo un centro di accoglienza per la notte, e dove la diocesi, non da ora, da prima che arrivassi io, grazie a Monsignor Marciano, ha tirato fuori la possibilità di accogliere anche la notte persone che non saprebbero dove andare a dormire. Quindi sono tutte realtà molto belle sulle quali, ecco, possiamo insistere. Io ripeto, ringrazio sia l'assessore di Corigliano che l'assessore di Mirto, che mi fa piacere vedere qui, anche se ha anche un altro incarico, che è quello di presiedere il cammino dei giuristi cattolici, per questa loro presenza, perché noi abbiamo bisogno di una politica attiva, reale, concreta, che, come diceva Monsignor Galantino ieri sera in una bella intervista che spero abbiate visto Carta Bianca, la vera politica è quella che guarda negli occhi le persone e si fa carico dei problemi della gente. Quindi
Io spero e mi auguro che la nostra politica in questo territorio abbia questo sapore. Grazie per la presenza di tutti voi. Buona serata, andate piano se andate lontano, mi raccomando, non andate di fretta. Grazie anche a chi ci ha seguito con la telecamera.